I funghi velenosi sono una presenza comune nel regno dei funghi. Ma è fondamentale conoscere quelli più pericolosi per evitare avvelenamenti potenzialmente fatali. Tra i funghi velenosi più comuni, troviamo l'Amanita phallides, chiamato anche il samaritano o fungo dell'angelo della morte. Questo fungo presenta un cappello verdastro o giallastro con sfumature brune e un fusto bianco, ma è estremamente tossico e può causare danni ai reni e al fegato. Un altro fungo velenoso noto è l'Amanita muscaria, caratterizzato da un cappello rosso brillante punteggiato di piccoli puntini bianchi. Sebbene sia legato a visioni psichedeliche, è altamente velenoso e può causare sintomi come nausea, vomito, allucinazioni e spasmi muscolari. Un altro esemplare tossico è il Clitocibe rivulosa o fungo dell'olmo, caratterizzato da un cappello di colore bianco o crema e piuttosto carnoso. Può causare disturbi gastrointestinali gravi e in rari casi è stato associato a disturbi nervosi. Infine, non possiamo dimenticare i funghi velenosi del genere Galerina, con specie come la Galerina marginata. Questi funghi spesso si confondono con quelli commestibili ed è responsabile di numerosi avvelenamenti, caratterizzati da sintomi come dolori addominali, diarrea, insufficienza renale e epatica. Ricorda sempre che identificare con certezza un fungo velenoso è un compito delicato e richiede esperienza ed expertise. In caso di dubbi, è fondamentale consultare un esperto o evitare del tutto il consumo di funghi e lavaggina per garantire la propria sicurezza.